Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qua per un altro video a tema, sì, zero waste più o meno, però farò anche parte di un'altra rubrica che vorrei iniziare, che è quella sul minimalismo. Allora, io ho fatto un video riguardo al minimalismo, l'ho fatto tipo qualche settimana fa, una cosa molto generica del tipo cosa ne penso, bla 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 bla, ci siamo capite e in quel video dicevo che non avevo ancora visto il documentario sul minimalismo, perché per me il minimalismo è stato un po' una conseguenza del zero waste, e mi ha fatto capire appunto di non aver bisogno di certe cose nella vita, di minimizzare i miei acquisti, e anche di fare anche tanti 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 declutter nella mia vita. Io comunque in generale sono sempre stata una persona molto organizzata, non mi è mai piaciuto possedere troppe cose, perché comunque da quando sono in Canada ho fatto abbastanza traslochi. Quando fai abbastanza traslochi capisci l'importanza di avere poche cose. Siccome ci aspetterà prima o poi, virus volendo, il trasloco in Europa, che sarà comunque uno dei più grandi traslochi, insomma, io sto iniziando già pian piano comunque a sbarazzarmi di cose di cui non ho bisogno, a venderle, a riciclare, bla 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 bla, insomma, ci siamo capiti. Okay. Questo video vuole incentrarsi su consigli sul declutter. Io ho già fatto video sul declutter, ho sempre parlato del declutter, nel senso che dicevo sempre che una delle primissime cose che dovresti fare quando inizi il zero waste è il declutter, proprio per capire le cose che possiedi nella tua vita e le cose di cui hai bisogno e di cui non hai bisogno. Il declutter trovo che sia una parte molto molto importante del zero waste. Scusate se dico sempre zero waste e non dico minimalismo, ma secondo me le cose sono veramente tanto tanto connesse. Ok, il minimalismo si tratta più che altro su possedere meno, su fare un po' tanto ordine nella propria vita e anche nel proprio spazio personale, mentre zero waste diciamo che è una cosa molto più riguarda l'ambiente, però comunque sono due cose che si combaciano molto perfettamente. Io avevo fatto 5 mesi fa, credo, di aver fatto la challenge dei 30 giorni di minimalismo, ve lo lascerò linkato qua sopra, che consisteva nel buttare il primo giorno una cosa, il secondo giorno un'altra cosa, il terzo giorno tre cose. Quindi ogni giorno, quindi il numero del giorno, buttavi tot cose. A fine di 30 giorni arrivavi a buttare veramente un botto di cose. Io a un certo punto ho avuto difficoltà nel trovare cose da buttare o comunque da riciclare, da donare, eccetera, eccetera, però ce l'ho fatta. Spoiler, ce l'ho fatta. Però se volete andare a vedere un po' come funzionava, un po' quello che, di cui mi sono sbarazzata, potete trovarlo appunto. Oggi invece voglio appunto parlare, cioè darvi un po' di consigli di declutter per rendervi il declutter molto più facile. So che non tutti riescono a fare il declutter, so che non tutti sono come me che boh, butto via cose, ciao, ciao a tutti, chi se ne frega. So che per tante persone è molto più difficile, però cercherò di darvi comunque dei consigli che potrebbero aiutarvi. Mi sono fatta una lista qua. Cercherò di seguirla più o meno. Avevo appunto messo anche la challenge dei 30 giorni, che è una challenge che vi consiglio tantissimo. Appunto, non dovete buttare via tipo un mobile o tre divani il terzo giorno, cioè possono essere veramente cose minuscole. Io a un certo punto sono arrivata a buttare comunque penne, matite che non funzionavano più, un righello rotto, le cose tipo le chiavi inglesi, queste cose qua. Insomma, non devono per forza essere grosse cose, però secondo me una volta che aprite un cassetto che non guardate dal 2005, trovate cose lì dentro. Quindi la challenge dei 30 giorni potrebbe aiutarvi tantissimo anche come challenge iniziale, perché non è una challenge troppo troppo difficile e appunto non dovete stressarvi troppo, nel senso che se non riuscite a trovare veramente 30 giorni il 30° giorno non succede niente. Quindi questo è il primo consiglio che vi posso dare. Un'altra cosa è appunto cercare di capire cosa volete fare con le cose, quindi riciclarle, donarle o buttarle via direttamente. Io ho tantissime cose che tutti i miei declutter, perché io faccio spesso dei declutter, col declutter dei 30 giorni è stato un mega declutter, che alcune cose sono andate alcune cose erano tecnologiche e sono andate, so, le ho mandate, cioè sono andate in un posto dove potevo riciclarle per bene. Altre cose invece erano tipo magari quaderni o penne o robe così che non potevo fare altro che buttarle via, e altre cose come vestiti le ho donate. Io spesso, anzi la maggior parte delle volte, io dono tutti i miei vestiti perché ho provato a venderne alcuni, non ha funzionato molto bene, io perdo la pazienza con queste cose, quindi non mi piace tenere i vestiti là così perché forse un giorno li venderò.
utilizzerò, quindi piuttosto preferisco donarli o regalarli se qualcuno, se sono comunque anche in, che po- se possono piacere, ecco. Quindi insomma con queste cose potete decidere voi stessi, perché magari sui vestiti potete regalarli alle amiche o potete semplicemente donarli a, a tutte le associazioni che insomma hanno sempre bisogno di cose in più. Cosa è iniziare una stanza alla volta. Questa è una cosa che io faccio spesso, nel senso che mi ci metto in una stanza e capisco le cose di cui devo sbarazzarmi, perché è molto più facile mentalmente organizzarsi così invece di dire ah il cassetto del soggiorno, oh il cassetto della mia stanza, il cassetto della cucina. No, 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 iniziate stanza per stanza perché avete una mappa migliore, cioè una mappa concettuale un po' migliore delle cose che possedete, piuttosto che iniziare tipo a, a posti random della casa. Questo mi ha aiutato tantissimo anche per, appunto, anche per la challenge dei 30 giorni. Avevo iniziato all'inizio per, tipo dal soggiorno, quindi tutte le cose che trovo nel soggiorno le avevo messe in quelle cose, poi ero andata in cucina e poi verso la fine ho iniziato veramente ad aprire altri angoli bui che non aprivo da tempo. Quindi questo potrebbe aiutarvi tantissimo, proprio perché inizi da un piccolo spazio, quindi non c'è nessun stress, cioè avete quello spazio e basta, poi penserete agli altri spazi. Altra cosa, che è una cosa di cui tanta gente si dimentica, è effettivamente fare un declutter anche delle vostre cose tecnologiche, e non parlo solo di buttare via il vecchio telefono, buttare via il vecchio MP3 del 2009, sto parlando anche di proprio fare declutter nel vostro telefono, fare declutter nei vostri computer, negli hard disk se ne avete, perché comunque anche avere troppe cose dentro le tecnologie inquina. C'è un articolo che parla di, appunto, di come un'email inquina quasi quanto un sacchettino di plastica, che può sembrare una cosa tipo in che senso, però vi lascerò il link di quell'articolo se lo ritrovo. Era un articolo molto interessante e spiegava le cose veramente tipo papale papale, proprio perfetto anche per me, perché nel senso non avevo mai pensato a queste cose, e magari quell'articolo vi darà la forza di togliere le notifiche delle app, fare pulizia nelle email, perché vedo gente con tipo 85.000 email con la notifica, io non ce la faccio per queste cose, non ce la fo, però appunto fare pulizia comunque anche nelle vostre cose tecnologiche, capisco che adesso abbiamo telefoni da 65 giga, computer da un botto di giga, che non ci facciamo caso, perché io per esempio 5 anni fa avevo un telefono che aveva 8 giga, quindi ogni volta mi diceva non hai più memoria, non hai più memoria, nonostante io avessi comunque pochissime cose. Però avendo poche memorie ti forzava a non avere troppe stronzate sul telefono, comunque anche sul computer, quindi è molto importante fare declutter, appunto, per, non so, vecchie foto, cose che avete tipo di vecchie di scuola che magari non usate più, insomma sbarazzatevi queste cose che non vi servono, che stanno solo là a prendere spazio, non dico prendere polvere, però prendere spazio inutilmente. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo in realtà è stato, vi ho detto già, di iniziare da stanza per stanza, per me mi ha aiutato tanto iniziare dall'armadio, perché secondo me l'armadio è la parte più grande in cui farete declutter, a mio parere. Per me è stato così perché possedevo veramente troppi vestiti, anche adesso non mi considero cioè, minimalista, non mi considero di possedere poche cose, però allo stesso tempo trovo che comunque il minimalismo varia da persona a persona, quindi non c'è un modo giusto di fare minimalismo, come non c'è un modo giusto di fare zero waste, quindi io comunque adesso possiedo comunque più cose di quel che ho bisogno, però ho veramente donato un sacco di vestiti, alcuni li ho anche regalati, però sì, secondo me iniziare dall'armadio, comunque anche dalle scarpe, io per esempio possiedo veramente pochissime scarpe, ma veramente pochissime, quindi non è stato molto difficile fare pulizia là, cioè l'unica cosa che ho buttato è stato buttare via un paio di stivali che non mettevo più veramente, cioè in realtà li avevo venduti, quindi li avevo anche venduti, però sì, iniziare dall'armadio potrebbe essere anche un inizio molto molto strong, però secondo me dopo sarete molto soddisfatti, proprio perché capirete veramente cosa avete, cosa non avete, avete veramente bisogno di quella maglietta bianca che magari a casa ne avete altri 20, ecco, quindi vi farà pensare molto di più anche ai futuri acquisti. Un'altra cosa sarebbe tenere per ultime le cose affettive, quindi cose alle quali siete legati sentimentalmente, non devono essere per forza cose di valore o robe simili, però cose proprio che siete affezionati, però che magari non riuscite a buttare via. Allora mi spiego. Allora, io sono una che non tiene cose tipo, non lo so, cose tipo che non uso più. Non mi piace tenere cose che non uso più, e non mi piace appunto tenere cose che non hanno uno scopo nella mia casa. Ci sono comunque ancora, c'è tanto da lavorarci, c'è veramente tanto da lavorarci, la mia futura casa sarà un'altra storia rispetto a queste qua, però capisco che c'è tanta gente che ha un problema con le cose che tengono là
Perché ci tengono e non è sbagliato voler tenere l'anello arrugginito di quando avevamo 9 anni perché siamo andati in campeggio, abbiamo incontrato la nostra BFF del momento, ci ha regalato questo anello, quindi bei ricordi. Perché sono cose che abbiamo bei ricordi legati a essi. Io, per esempio, comunque sto tenendo comunque cose tipo vecchissimi libri o vecchissimi regali che magari non hanno veramente uno scopo, però sono stati regali che mi hanno fatto tipo persone a me care, quindi non riesco veramente a buttare via queste cose perché comunque c'è un ricordo legato e capisco questa cosa perché so che posso sembrare alle volte insensibile quando dico ma non hai bisogno di tutte queste stronzate, non hai bisogno di questo, non hai bisogno dell'altro, però io capisco anche chi tiene le cose per ricordo comunque perché hanno un valore affettivo. Io, per esempio, in Italia, non qua, ma in Italia ho una scatola enorme di lettere che io mi scambiavo con mia cugina quando ero in Italia. All'inizio, stiamo parlando di me che sono arrivata in Italia nel 2004, quindi non c'era Skype, non avevamo computer, avevamo a malapena il telefono, quindi potevo chiamarla sì e no una volta al mese. Quindi l'unica cosa per noi, per poter comunicare e raccontarci le cose, era mandarci lettere. Ci scrivavamo delle lettere enormi, cioè io iniziavo tipo delle lettere tipo stile diario, e le inviavo dopo tipo 3 settimane, in cui gli raccontavo veramente tutto quello che è successo in quelle 3 settimane. Quelle lettere le tengo per quanto non mi servano più, per quanto io comunque adesso con mia cugina posso chiamarla da un momento all'altro, posso raccontarle tutto, posso mandarle foto, posso mandarle audio, posso fare qualsiasi cosa. Quelle lettere per me hanno un significato enorme e non riesco a buttarle via perché per quanto non rileggerò quelle lettere, comunque per me mi ricorda un bel periodo in cui esistevano le lettere. Non vedevamo l'ora di ricevere queste cose, era veramente bello. Quindi vedete un po', cioè perché comunque se vi dà gioia quella cosa, tenetelo. Magari una cosa che non vi serve, tenetelo da qualche parte, in una scatolina, da qualche parte, e sta là. Io, per esempio, comunque degli oggetti minuscoli che tengo tanto perché appunto ci sono affezionata, non mi va di buttarli via, ma sono tipo in una scatola, in qualche angolo buio della casa in cui so che ci sono, ma che non sto a guardarli tutti i giorni. Poi, prossima cosa sono le cose che teniamo tanto per, e adesso mi spiego. Le cose che teniamo tanto per, lo facevo anche io all'inizio, quando ho fatto il mio primissimo declutter, quando sono entrata nel Zero Waste, ho fatto il mio primissimo declutter. Ero partita dall'armadio, bla bla bla. Infatti, partendo dall'armadio, ero arrivata a dovermi sbarazzare di certe magliette, che però magliette e pantaloni, che ho detto vabbè, dai, ma teniamo perché posso metterli in casa mia, o posso metterli per fare sport, cioè però 5 magliette per fare sport o per tenere in casa non mi servono perché comunque, bene o male, prima della quarantena io andavo al lavoro, mi vestivo bene, tornavo a casa e mi rimettevo in pigiama e il weekend avevo un paio di pantaloni vecchi e un maglione che mettevo per il weekend. Quindi tutte quelle cose che io ho tenuto tanto per non mi sono effettivamente mai servite. E poi ho rifatto un declutter poco prima della quarantena. Quando siamo entrati in quarantena ho capito quanto effettivamente io non abbia cose da mettere in casa, che però non è stata una tragedia, non è stata una cosa negativa perché ho semplicemente messo le cose che porterei anche fuori, perché comunque non ho un paio di pantaloni, quindi posso permettermi di mettere anche delle cose in casa, perché anche quando stai in casa non è che stai rovinando quei vestiti a meno che non ti macchi e tutto, vabbè sì. In casa magari evito di vestirmi con colori chiari così, perché io quando mangio sembro una bambina. Però sì, le cose che teniamo tanto per, perché pensiamo che un giorno le useremo, oppure quelle cose che teniamo tanto per perché ho messo su di qualche chiletto, non ci entro più, però giuro che ci rimetterò. Questo è anche il mio caso, io parlo di me. Parlo di me perché ho un vestito, il mio vestito della laurea. Quindi stiamo parlando di 5 anni fa. Quel vestito è bellissimo, mi piace tantissimo, è stato un regalo di mia mamma, però purtroppo sono ingrassata un botto da quando mi sono laureata all'adrenale, mi viene da piagne. E quel vestito probabilmente non ci entrerò mai più, però è ancora là. Troverò prima o poi la forza di darlo via, però mi accorgo sempre di quanto io blatteri troppo. Allora, l'ultimissima cosa di cui voglio parlare è fare declutter nelle medicine. Questa è una cosa che non sempre la gente pensa. Io facevo questa cosa per mia mamma, perché mia madre era sempre là che accumulava medicine, che comprava cose, perché nella famiglia tra me e lei compravamo un sacco di medicine. Quindi ogni volta magari si dimenticava che quella cosa ce l'avevamo già, la comprava, la ricomprava. Quindi nelle medicine è molto importante fare pulizie, capire se ci sono delle medicine scadute, perché non ha senso tenere le cose scadute, anche perché non credo che sia un bene tenere le medicine scadute. Quindi quello magari fatelo ogni tot mesi o fatelo almeno una volta all'anno. Io, per esempio, l'ho fatto proprio qualche giorno fa,
perché qualche giorno fa ho fatto un altro declutter, ho eliminato di nuovo un botto di cose nella mia vita, però l'ho fatto anche nelle medicine perché non le guardavo dall'anno scorso almeno, e ho trovato un sacco di medicine che erano già scadute tipo a febbraio di quest'anno, quindi l'ultima volta che avevo fatto declutter le avevo tenute perché giustamente erano ancora fino al 2020, però adesso che le ho riguardate effettivamente erano da buttare e adesso la mega scatola che avevo è diventata una scatolina un po' più piccina e normale, quindi insomma fate attenzione a ciò che avete, quindi cercate di consumare quelle cose entro la data di scadenza prima di comprare altre 1000 medicine. E basta, quindi questo era l'ultimo punto che volevo fare di questo video. Come vi ho già detto, forse questo video lo trasformerò in una serie, vi farò vedere, ogni tanto posso farvi anche vedere dei video con cui faccio declutter, cosa butto, cosa non butto, anche se per adesso credo di aver buttato un botto di cose, però vi posso fare dei video per parlarvi delle cose che sono inutili da tenere tipo stanza per stanza, un po' come ho fatto con le cose essenziali in cucina, ma quelle erano tipo riguardo molto al zero waste, mentre questo sarebbe molto una cosa di cose di cui effettivamente bisogno in cucina o meno, eccetera. Insomma, fatemi sapere. Io smetto di parlare perché ho blatterato tantissimo e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!